La sicurezza del personale è la priorità numero uno di tutte le aziende che lavorano in mare. E il trasferimento del personale, in ogni circostanza, deve essere visto come un'operazione ad alto rischio. Nonostante ci si sforzi al massimo per garantire la sicurezza del personale coinvolto, in molti casi il metodo utilizzato per il loro trasferimento in mare non è fondamentalmente cambiato negli ultimi 40 anni. Fino a che Reflex Marine non ha introdotto una capsula di trasferimento del personale chiamata FROG. Il trasferimento del personale è un'operazione inevitabile nelle attività lavorative marittime, siano esse operazioni di routine o di emergenza. Fu così che Reflex Marine comprese che era giunto il momento di apportare un cambiamento importante. Il FROG è stato progettato con un basso centro di gravità, è galleggiabile ed ha un telaio protettivo in acciaio inox. Questo rende l'unità estremamente forte e stabile ed inoltre offre eccellenti capacità galleggianti e di autoraddrizzamento se immersa in acqua. I passeggeri sono protetti da cadute, colpi di frusta, urti laterali e verticali mediante l'uso di sedili anatomici montati su una piattaforma molle e munita di cinture di sicurezza a 4 punti. Anche i treppiedi di atterraggio forniscono una protezione antimpatto ai passeggeri e sono fatti con un materiale antislittamento. La base di tipo tripode aiuta ad atterrare su un'imbarcazione in movimento e su superfici irregolari. Il FROG è stato sottoposto a rigorose prove d'impatto e simulazioni di onde. Il disegno è stato approvato da Bureau Veritas e da DNV. Che cosa dovete sapere se sarete passeggeri del FROG? Innanzitutto raccomandiamo che tutto il personale utilizzi sempre i dispositivi di protezione individuali prescritti, il dispositivo personale di galleggiamento e, se necessario, una muta di sopravvivenza. Prima di qualsiasi trasferimento, tutti i passeggeri devono ricevere istruzioni sulle procedure operative del FROG e su qualsiasi altro requisito specifico. Il personale di coperta vi farà sapere quando sia giunto il momento di imbarcarsi. Non avvicinatevi all'unità fino a che non siate stati informati di farlo. Quando entrate e uscite dal FROG, dovete fare attenzione alla posizione dei cavi per evitare di impigliarvi. Ogni angolo del FROG è stato disegnato per deporvi i bagagli, collocate i vostri borsoni, assicurandoli all'interno della rete. Ora potete sedervi e allacciare le cinture. Fate con comodo, è importante farlo bene per garantirsi un posizionamento sicuro. Innanzitutto fissate il gancio in acciaio inossidabile. Per un sicuro adattamento intorno alla vostra vita e alle spalle è importante tirare prima le cinture inferiori e poi quelle superiori. L'unità è dotata di corrimano per una maggiore sicurezza e tranquillità. Fate sapere al personale di coperta quando siete pronti e loro verificheranno che sia voi che i vostri bagagli siano sicuri. Ora è arrivato il momento di mettersi comodi, rilassarsi e godersi il trasferimento. Durante il sollevamento è possibile che sentiate muovere il sedile, è la molla che assorbe l'impatto. Noterete inoltre quanto l'unità sia stabile anche in presenza di venti relativamente forti. Prima di salire potrete essere avvertiti di allontanare il cavo guida durante il trasferimento. In questo caso fatelo quando sarete ad una distanza di prudenza dall'installazione. Se ciò fosse necessario, l'equipaggio di coperta vi darà chiare istruzioni prima della partenza. Sia che si atterri su un'imbarcazione o su un'installazione, i passeggeri non devono mai scendere dall'unità finché non sia stato dato l'avviso del personale di coperta o della nave. Una volta dato il segnale di via libera, dovete slacciarvi le cinture, prendere il vostro bagaglio e allontanarvi immediatamente dall'unità fino ad un'area sicura. Infine, assicuratevi di restituire il dispositivo personale di galleggiamento all'equipaggio di coperta per trasferimenti successivi. Come in quasi tutte le operazioni potenzialmente pericolose condotte in ambiente marino, la sicurezza del personale può essere migliorata in modo significativo grazie ad un attento e sistematico lavoro di pianificazione iniziale. Devono essere valutati le condizioni ambientali e dei rischi specifici. Per questa ragione, Reflex Marine fornisce un utile registro trasferimenti. Questo è un ottimo modo per registrare le operazioni e per segnalare osservazioni e commenti. Troverete una copia nel manuale tecnico del FROG insieme con tutte le procedure operative ed ispezioni raccomandate.
L'unità deve essere ispezionata visivamente prima di ogni trasferimento. La procedura raccomandata di ispezione viene rappresentata chiaramente nei diagrammi e nelle note di istruzione che si trovano all'interno della capsula. Vi sono anche segnalati i limiti operativi raccomandati. Come persona responsabile dell'operazione di trasferimento, si raccomanda che il supervisore, prima di ogni trasferimento, tenga una riunione informativa con tutte le persone coinvolte. È di vitale importanza, inoltre, che si stabilisca una buona linea di comunicazione tra l'installazione e l'imbarcazione. L'operatore della gru deve essere una persona di esperienza e quindi addestrato ad effettuare operazioni di sollevamento in modo sicuro. Effettuando le operazioni di sollevamento, discesa e atterraggio con il Frog, il livello di precauzione non deve essere inferiore a quello di qualsiasi altro trasferimento di personale realizzato finora. Quando si effettua l'atterraggio del Frog sulla coperta di un'imbarcazione, i cavi dovrebbero essere sempre un po' allentati per prevenire qualsiasi tipo di movimento a strappo dovuto al movimento dell'imbarcazione e per dare agli occupanti tempo sufficiente per entrare ed uscire dall'unità. Questa procedura differisce da quella usata per il trasferimento con cesta, nel quale è necessario che l'operatore della gru mantenga il cavo in tensione per mantenere la cesta in posizione verticale durante l'entrata e l'uscita dei passeggeri. In generale si raccomanda che si lascino circa 3 metri di gioco una volta che l'unità sia atterrata sull'imbarcazione. Questo ridurrà il rischio di bruschi movimenti o strappi dell'unità dovuti al tiraggio o alla perdita di stabilità della nave. Quando opportuno, occorre collocare il gancio in direzione del moto ondoso o del vento. Questo aumenterà i parametri dello spostamento ammissibile dell'imbarcazione. Con il sistema standard, i cavi di 9 metri di lunghezza a 3 metri di gioco consentono un movimento laterale dell'imbarcazione di più di 6 metri e mezzo prima che i cavi entrino in tensione. Tuttavia, ciò non tiene in considerazione il movimento verticale della nave. Pertanto, nei trasferimenti con un notevole moto ondoso, si dovrà lasciare un gioco maggiore. Per ulteriori informazioni su queste raccomandazioni, si vede il manuale tecnico del Frog. È importante che l'equipaggio di coperta si assicuri che il supervisore fornisca dettagliate istruzioni al fine di essere al corrente di qualsiasi specifico requisito o rischio associato al trasferimento. Innanzitutto, occorre assicurarsi che tutti i passeggeri siano dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale di un dispositivo personale di galleggiamento e che indossino, se necessario, una muta di sopravvivenza. Dopo aver allentato le cinture di sicurezza a 4 punti ed essersi assicurati che esse non siano aggrovigliate, ma siano pronte per i passeggeri. Quando siete pronti, agganciate l'anello maestro e assicuratevi che i cavi siano in posizione sicura prima che i passeggeri entrino nell'unità. Quando siete convinti che il Frog e tutta l'area circostante sono sicuri, comunicate ai passeggeri di entrare nella capsula. I passeggeri dovrebbero essere stati preventivamente istruiti su come sistemare in modo sicuro il bagaglio e loro stessi. Tuttavia, è vostra responsabilità verificare ulteriormente che la procedura sia stata effettuata correttamente. Infine, prima del sollevamento della capsula, assicuratevi che i cavi guida siano sicuri e liberi. Una volta che vi siete assicurati che tutti i controlli sono stati effettuati e che i passeggeri sono al sicuro, date il segnale all'operatore della gru e il trasferimento potrà avere inizio. Come in qualsiasi operazione di sollevamento, quando il Frog atterra, mantenetevi ad una distanza di sicurezza e se usate dei cavi guida siate consapevoli dei rischi specifici come descritti nel manuale tecnico del Frog. Una volta che la capsula è saldamente poggiata in coperta e che l'operatore della gru ha allentato sufficientemente i cavi, assicuratevi che i cavi non rappresentino un pericolo durante l'uscita dei passeggeri dall'unità. A questo punto potrete dare il segnale di via libera perché i passeggeri escano. Se i dispositivi personali di galleggiamento appartengono all'unità, assicuratevi che i passeggeri li restituiscano. Essi possono essere messi nella rete dei bagagli. Il disegno unico del Frog consente la sua trasformazione in ambulanza marina, permettendo il trasferimento sicuro di personale malato o infortunato grazie ad una barella fissata con sicurezza all'interno della capsula. Prima di cambiare l'unità alla modalità barella, occorre consultare il manuale tecnico dell'utente, controllare le indicazioni e seguire le istruzioni che si trovano all'interno dell'unità. Innanzitutto, occorre togliere i bulloni e rimuovere i due pannelli di galleggiamento. Questi pannelli sono chiaramente marcati con le lettere B e C. Questi due pannelli possono essere quindi fissati all'esterno dell'unità. Vanno sollevati usando le maniglie sui lati, ciò permetterà di avere tutto lo spazio necessario per collocare la barella. Dopo aver fissato i pannelli B e C all'esterno dell'unità, è necessario rimuovere il sedile che si trova tra i due pannelli.
Bisognerà semplicemente allentare i due bulloni inferiori e quello superiore. Il sedile potrà quindi essere rimosso con facilità. Una volta rimosso il sedile, si dovranno sistemare le cinture e rimuovere i bulloni dalla base del sedile. Il Frog è dotato di un telaio per ospitare la barella. Questa struttura deve essere immagazzinata in un posto sicuro e adeguato. Quando l'unità è pronta, rimuovete il dado a farfalla dalla struttura, fatelo scivolare nella sua sede ed infine riposizionate e riabitate il dado a farfalla. Una volta che queste operazioni siano state completate e verificate, la barella con l'infortunato potrà essere collocata al suo posto e fissata. La struttura che ospita la barella è dotata di due cinghie per fissare la barella in modo sicuro. Per sollevare la barella e posizionarla nel Frog, si consiglia che ci siano due persone su ciascun lato della barella ed una ai piedi. Far scivolare la barella iniziando dalla testa. La barella può essere ora assicurata usando le cinghie sotto la struttura. Fate passare le cinghie nei fori della struttura. Avvolgetele attorno alle maniglie che si trovano ai lati della barella, quindi passate le cinghie al di sotto, fissatele e stringetele con sicurezza. Un medico o un'altra persona dell'equipaggio potrà ora utilizzare uno dei sedili liberi e il trasferimento potrà procedere in tutta sicurezza. Essendo relativamente piccola e leggera, l'unità può essere facilmente immagazzinata. Non ha bisogno di essere posizionata su una superficie che supporti carichi elevati. Infine, vi ricordiamo che trasferimenti sicuri richiedono pianificazione, preparazione, attrezzature ben progettate e ben mantenute e una buona comunicazione. Abbiate cura di far tutto ciò nella maniera giusta.